sì, tanta, tanta, tanta. Forza Bari! Bene. Un gruppo di ragazze che sta qua soffrendo come noi in attesa che la Ternana possa davvero segnare un gol. Allora che cosa vogliamo fare con questa speranza? Forza Ferro, le Ferro, le Ale, le Ferro, le Ale, le Ferro, le Ale, le Ferro, forza, le Ferro, le Ale, le Ferro, le Ale, le Ferro, le Ale. Vincerà sicuro, vincerà. Questo primo tempo come l'ha lasciata? Siamo un po' in attesa qui e sembra un po' più difficile del previsto, insomma, perché ancora siamo sullo 0-0, ma speriamo bene perché... Non potrebbe essere una tattica invece giudiziosa da parte di Tobia di far sfogare il primo tempo loro per poi attaccare adesso? Ma speriamo che sia così, come che dice lei, ma comunque se non viene fuori qualche invenzione di qualcuno, io vedo questa partita molto difficile. Non l'avremmo detto, insomma, alla vigilia tutti pronosticavano 2-3-0 per la Ternana, tanto facile, però... Lei di dove è? Dell'Altitalia? Sì. Però sono parecchi anni che sta qua? Sì, sì, parecchi anni, sì. Ma è tifoso proprio della Ternana? Per forza, come si fa? Qual è la sua speranza? È il suo desiderio che vinca, ma a parte questo, che non si vada ai rigori in ogni caso? Speriamo di no, insomma, che succeda qualche cosa, che qualcuno segni un gol. Facciamo che lo segni se animale, che non se ne parli più, via. Benissimo, grazie.
È inutile dirlo, si soffre molto di più sentendo la radiocronaca che assistendo alla partita. Sono finiti questi primi 90 minuti, non hanno sentenziato nessun vincitore, ora ci saranno i tempi supplementari e ne parliamo un po' insieme a Mancini, corrispondente, come ben sapete, del Messaggero. Stiamo soffrendo tanto, Mancini. Eh sì, anche perché un conto vederla dagli spalti, un conto sentirla per radio, e quindi quando non si può assistere di persona è molto più difficile giudicare appunto le azioni, i tiri. E la Ternana mi sembra comunque che abbia amministrato nel primo tempo il gioco, poi nel secondo tempo abbiamo un pochino più spinto sull'acceleratore. C'è stato quel palo, almeno stando a quanto diceva Mari prima per radio, sul tiro di Spinelli, e forse è stato l'unico tiro di Spinelli, quello appunto pericoloso, verso la porta di Spuri. A questo punto ci sono questo proseguio, questi altra mezz'ora da soffrire, e sarà veramente una sofferenza atroce, soprattutto per chi non è al Manuzzi, si dice Siena. Certo, adesso vale più il punto di vista psicologico che tanto la forza, perché stare adesso calmi significa veramente poter vincere la partita anche nei tempi supplementari per evitare i rigori. Ma questo è innegabile, oltretutto bisogna vedere anche chi avrà più birra in corpo, e come giustamente dicevi anche te, bisognerà anche appunto avere la testa, i nervi saldi. Giocarsi un campionato in mezz'ora a questo punto è davvero incredibile. Io torno a ripetere che non sono d'accordo con questa classifica avulsa, che come ho detto altre volte è avulsa proprio da ogni logica, perché non è giusto che Chieti e Ternana, che sono stati i due protagonisti del campionato, si stiano giocando, ecco, questo campionato, un intero campionato in mezz'ora, ecco, a questo punto in mezz'ora addirittura. Senti, tu che sei un esperto, che cosa pensi, che dirà in questo momento ai giocatori Tobia? Ma sarà difficile sicuramente pensare quello che è nella testa di Claudio, di Tobia, e probabilmente cercherà di caricarli ancora al massimo di fronte del resto. I 10-12 mila tifosi che sono lì a Cesena meritano il premio della C1, e quindi a questo punto speriamo che Tobia sappia caricarli a dovere, sappia anche rigenerare le forze non solo fisiche ma anche morali appunto della sua squadra. E speriamo, ci auguriamo, ci aspettiamo adesso appunto questi tempi supplementari che possano davvero sentenziare la Ternana in C1. Grande sofferenza, una sofferenza che ha preso tutti coloro, queste migliaia di persone che sono ammucchiate qua davanti a Radio Galileo, che stanno veramente soffrendo. Siamo andati adesso ai rigori, Mancini, ancora a soffrire. Sicuramente sarà l'ultima sofferenza probabilmente, anzi sicuramente, e sarà la più brutta, perché a questo punto bisognerà affidare a un pallone, a un palo, un qualcosa di che poi sta in imponderabile la promozione di un campionato. E io torno a ripetermi, è una cosa assurda che, ecco, Chieti e Ternana si debbano giocare la C1 in questa maniera. Beh, però dobbiamo fare i complimenti anche al Chieti, che ha dimostrato anche il Chieti di essere all'altezza della situazione per poter anche lui andare in C1. Sì, infatti, ecco, questo che dicevo io a poc'anzi, appunto, Chieti e Ternana è assurdo che si debbano giocare un campionato a calci di rigore, perché proprio hanno meritato durante l'arco del campionato, 34 gare, sono stati sempre in testa. E purtroppo perché c'è stato qualcuno che ha voluto favorire l'Andria praticamente, ora si ritrovano a disputarsi ai calci di rigori la C1, una cosa assurda, ma purtroppo il calcio è anche questo. Bene, allora adesso seguiremo in diretta se è possibile i calci di rigori, e adesso vedremo appunto quello che succederà. Certo, l'atmosfera è molto tesa, molto tirata da parte di tutti i sostenitori della Ternana. Sentiamo che cosa succede. San Benedetto, San Benedettese 0, Licata 1.
calcio perfetto. Quarto forte. Allora, è stata mandata la... il primo rigore sarà tirato da Genovasi per il Chieti, vediamo che cosa succederà. Genovasi. Forza. Ha parato Renzi, un entusiasmo indescrivibile, è una cosa indescrivibile quello che sta succedendo qua. Adesso vediamo cosa farà la Ternana. Mamma mia. Adesso Toto contro Scuri. Vantaggio per 1-0, si stanno mettendo l'entusiasmo alle stelle, una cosa indescrivibile, è indescrivibile quello che sta succedendo qua, quello che sta succedendo. Adesso Baldieri contro Renzi. Baldieri contro Renzi. Gol. Baldieri ha segnato, stiamo finora in vantaggio sempre di un gol, perché il primo rigore è stato parato da Renzi, poi Toto ha segnato, adesso ha segnato per Chieti Baldieri, adesso vediamo, adesso Gianni Manico contro Scuri.